situazione più complicata è quella europea, perché la procura sta anche indagando sul fatto che Elliott abbia sostanzialmente ripetuto l'operazione per la quale viene accusata nel caso del Milan con Redbird, l'abbia ripetuto in Francia con il Lille, e noi sappiamo che l'UEFA aveva aperto un filone di indagini anche su quell'operazione lì, con il fondo Merlin, che è un fondo che ha sede a Londra, guidato e fondato nel 2020 da Barnaba, che è un banchiere d'affari da tanti anni, che è stato anche recentemente ha avuto un ruolo e ha cercato di avvicinarsi all'operazione Team. E quindi c'è stata una duplicazione di questo schema, cioè nella sostanza che Elliott ripeta lo schema che ha adottato a Lille, l'abbia ripetuto anche al Milan, e che al posto di Barnaba e del fondo Merlin ci sia Redbird. E se questo dovesse essere provato, secondo me potrebbe portare maggiori complicazioni al Milan.